È salvo, ma il coltello affondato con rabbia nel fianco sinistro è arrivato a un millimetro dalla milza. Se l'è vista brutta il maresciallo dei carabinieri teatino di 49 anni, che nella tarda mattinata di ieri ha avuto la sfortuna di imbattersi e soprattutto di riconoscere un detenuto ai domiciliari, evaso due giorni prima dal policlinico teatino dove era stato ricoverato per motivi di salute. Emilio Giura Stante, classe 35, nato a Chieti e vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per furto, ricettazione ed estorsione, approfittando della sua trasferta al Santissima Annunziata per sottoporsi ad accertamenti medici, aveva tagliato la corda due giorni fa per assaporare ancora una volta il gusto della libertà. Quattro anni fa l'allora 75enne era riuscito ad evadere, ma da un carcere italiano. Senza appiantonamento per Giura Stante, che deve scontare una pena di 9 anni, squagliarsela deve essere stato un gioco da ragazzi, ma la sua libertà è durata poco. Ieri ha voluto sfidare la sorte e gli è andata male. Le sue speranze si sono infrante intorno alle 13.30, quando il suo viaggio verso la libertà e largo Cavallerizza è stato incrociato dal maresciallo in borghese e in servizio al comando provinciale di Chieti. Al sottufficiale è bastata un'occhiata per riconoscere il volto della persona ricercata già da giorni. Per prima cosa ha segnalato la presenza dell'evaso alla centrale operativa del comando provinciale teatino. Giura Stante però si è accorto di essere stato individuato e ha tentato di svignarsela. A quel punto il maresciallo ha intimato l'alt, pronunciando ad alta voce nome e cognome del ricercato. L'uomo, giocando sporco, si è avvicinato al militare dell'arma, fingendo di voler dialogare con tranquillità. Quando è stato abbastanza vicino per non sbagliare bersaglio, ha aperto il marsupio ed estratto un coltello da cucina. Pochi secondi ed ha sferrato il colpo. La lama ha raggiunto il fianco sinistro del carabiniere, che si è accasciato al suolo sanguinante. Prima che l'evaso potesse infierire nuovamente sul sottufficiale, sono arrivati i rinforzi. A rendere inoffensivo Giura Stante è stato un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti. Un intervento portato a termine con grande freddezza e determinazione, che ha consentito di bloccare Giura Stante senza colluttazioni o uso delle armi. Contemporaneamente è arrivata l'ambulanza del 118, che ha caricato il ferito e l'ha portato al pronto soccorso. Il maresciallo è stato trasferito in sala operatoria per suturare la ferita inferta dalla lama, che non ha raggiunto la milza solo per un millimetro. Attualmente non corre pericolo di vita, ovviamente ha una profonda ferita da taglio, in osservazione dal punto di vista clinico, c'è una riserva di prognosi, però tutti ci auguriamo che nel giro di 48 ore possa essere sciolta con una diagnosi più che favorevole.